Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché voglio fare. Tiriamo un po' le somme. Allora, in poche parole, come posso dire? Ieri, riassumendo, ieri, nella giornata di ieri, le Juventus Women hanno portato la Coppa dello Scudetto di quest'anno e la Coppa Italia al J Museum. A questo punto mi è venuto un flash, ho detto, cavolo, qua ogni anno comunque al museum le coppe aumentano, perciò mi sono chiesto. Ma da quando c'è il J Museum? Cosa abbiamo vinto? Cioè, praticamente, quindi, quali sono le coppe vinte dal J Museum? Cioè, vinte da quando c'è il J Museum? Allora, cominciando a dire che più o meno, più o meno siamo lì con quelle vinte dallo stadium, più o meno, gli anni sono quelli. Ed è una curiosità evidente perché ti rendi conto, mi sto rendendo conto, tirando queste somme qua, che effettivamente la Juventus ha vinto in questi anni di museo quello che molte squadre hanno vinto in tutta la storia o che non hanno neanche vinto durante tutta la storia, cioè veramente, veramente sono dei numeri pazzeschi. E li volevo leggere insieme a voi per rendere l'idea. Ovviamente, attenzione, ho messo non tutti i trofei, ma quelli che effettivamente sono stati inseriti al J Museum, cioè trofei che comunque anche solo magari diciamo appena appena messe, poi magari in mostra, poi rilevate, sono comunque quei trofei che sono da inserire nel J Museum, che sono stati inseriti al J Museum, non tutti i trofei perché sennò aggiungevo anche i campionati giovanili e tutto e non, alla Juve non li mettono, mettono più che altro solo, quindi prima squadra, Women e Primavera, che sono quelli che formano alla fine l'area del museo dei trofei, insomma. E appunto vi leggerò quello che la Juventus ha vinto in questi anni di museum, quali coppe sono state aggiunte nel corso di questi anni. Vi assicuro che, ragazzi, non è assolutamente poco. Io comincerei subito, ovviamente parto dalla prima squadra. L'ordine che ho scelto è casuale, prima squadra, primavera e femminile, semplicemente perché è una questione di tempo. Cioè, la Juventus prima squadra, la Juventus primavera maschile è da più tempo che sono attive rispetto alle Women, ma anche le Women hanno già dato, secondo me, un affetto importante, più, questa è la sorpresa, più che la primavera. Ma andiamo a raccontare, dunque, entriamo nel dettaglio. La Juventus prima squadra ha aggiunto 8 scudetti della prima squadra, 8 scudetti. Gli 8 consecutivi, tutti questi sono stati inseriti nel museum e sono un numero veramente pazzesco. Non se ne rende conto, non ci se ne, da, non ce ne rendiamo conto. Mi sono sciolto la lingua da solo e non ce ne rendiamo conto perché siamo abituati troppo bene. Ma ragazzi, 8 scudetti consecutivi, io credo che i nostri nipoti rimpiangeranno questo tempo. Diranno: pensate quando vincevamo 8 scudetti consecutivi, incredibili, 8 scudetti consecutivi. Agli 8 scudetti consecutivi va aggiunto l'altro record, le 4 Coppe Italia consecutive. 4 Coppe Italia consecutive, insomma, non è roba da poco, eh. Cioè, record assoluto anche questo. Se poi pensiamo che abbiamo vinto 4 scudetti e 4 Coppe Italia consecutive, insomma, ragazzi, stiamo parlando di una roba allucinante, eh. È una roba da non sottovalutare che probabilmente ricorderemo con più piacere nel corso degli anni. Adesso, come ho detto, abbiamo l'acqua, la bocca troppo dolce e sminuiamo questa cosa. Abbiamo vinto anche 4 Supercoppe, perché anche questo va aggiunto, 2 con Conte, 2 con Allegri. E insomma, anche qua è una cosa che non sottovalutiamola, perché comunque siamo ancora la squadra con più Supercoppe in Italia, grazie a questi successi. Quindi 4 Supercoppe non è assolutamente da buttare via. A questo ho aggiunto una ICC, un International Champions Cup. Ora, io non so se l'ICC adesso sia ancora al museum. Quello che so per certo, perché me lo ricordo benissimo, è che quando la Juve tornò con l'ICC vinta 2 anni fa, praticamente l'anno pre-Cardiff, insomma, cioè l'anno di Cardiff ad agosto, nel pre-campionato di quell'anno lì, la Juve portò l'ICC al museum. Ora, da allora non sono più andato al museo, non so se c'è ancora. Quello che so per certo è che l'ICC faceva parte, comunque era stata messa in mostra lì. E devo essere sincero, l'ICC non è un trofeo ufficiale, però ogni anno sta aumentando di prestigio proprio perché una competizione internazionale con tutti i migliori club. Quell'anno lì la Juve batte Tottenham, Atletico Madrid e Melbourne Victory nel quadrangolare australiano, ecco. Quindi comunque
E queste sono le coppe che ha messo la prima squadra. C'è sicuramente il rimpianto di non aver portato a casa la Champions finora, però speriamo che ovviamente di rifarsi nei prossimi anni. Però questo sicuramente, secondo me, è un palmarès mica da ridere. Veniamo adesso alla squadra primavera. Da quando c'è il Museo, la primavera ha vinto una Coppa Italia primavera. E se non ricordo male, la vincemmo in finale con Napoli. Se non ricordo male, segnò un gol nei supplementari. Non mi ricordo se Merio, chi è che chi per esso, però, o forse Mattiello. Forse Mattiello, 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 Mattiello. Adesso è venuto un flash: Padovan, pareggio del Napoli, Mattiello nei supplementari e Coppa Italia a Torino. L'anno dopo abbiamo giocato la Supercoppa italiana a Roma contro Lazio all'Olimpico e mi ricordo che anche qua vincemmo i supplementari. Il gol fu di Donis, mi ricordo, questo me lo ricordo bene, e pareggiò Keita per la Lazio, tra l'altro, che Keita fece degli anni strepitosi. E poi abbiamo vinto due tornei di Viareggio, uno quello con Spinazzola, Beltrame, vinto in finale contro la Roma, credo che sia 2012, e poi quello più recente, quello con Di Massimo, che segnò il rigore decisivo, tra l'altro, Castanos, poi chi è che c'era, insomma, quella squadra lì, avete capito, quella che molti di quei Macek, insomma, molti di quelli che poi, tra l'altro, alcuni di questi sono ancora nell'Under 23 e sono ancora nella Juve, perché comunque sono giocatori che sono rimasti affezionati ai colori bianconeri. E vincemmo la finale 3-2 col Palermo. Tra l'altro, due rigori a te, cioè un rigore, due rigori per la Juve, un rigore per il Palermo. Se non ricordo male, c'era Lagumina nel Palermo che fece due gol. Lagumina che ce l'ho quest'anno a Fantacalcio. Però fece due gol, bellissimo. Bellissimo turno di Viareggio quello, veramente. Cioè, soprattutto per i tifosi bianconeri, perché la Juve giocò dominando, rischiando. C'era Carlos Blanco Moreno pure che alzò lui la coppa. Comunque, due tornei di Viareggio maschili. Veniamo alle women. Veniamo alle women perché sono le ultime che hanno portato la coppa, anche se ancora bisogna dire la verità, bisogna portare le coppe scudetto, ma credo che quelle dei maschi le porteranno tutte e otto assieme, le metteranno lì come hanno fatto tutti gli anni. Però le women sono le ultime in questo momento, mentre sto girando il video, a portare dei trofei allo stadio, proprio portarli fisicamente. E hanno portato in questi 2 anni due scudetti primavera, due scudetti women, di cui uno della Lega Nazionale Dilettanti e uno della FIGC. Io faccio sempre la distinzione anche solo per il trofeo, se avete visto la premiazione, il trofeo è diverso da quello dell'anno scorso, quindi trofei diversi, ma comunque sempre il titolo di campione d'Italia. La Coppa Italia Women, tra l'altro, se andate a vedere, io ho postato una foto molto carina dove c'è la Coppa Italia femminile con dietro la Coppa Italia maschile, con di fianco la Coppa Italia degli anni 90, insomma, Coppa Italia Team Cup e Coppa Italia femminile messe praticamente nello stesso piano ed è veramente carina come foto. Chiaramente scudetti sono vinti in questi 2 anni, la Coppa Italia vinta quest'anno in finale a Parma contro la Fiorentina. E poi l'ultimo trofeo, sempre delle Women, ma a primavera, la Viareggio Cup femminile, che è stata portata anche questa al museo quest'anno. Il trofeo Ondina si chiama, invece che Coppa Carnevale, nel femminile trofeo Ondina, che tra l'altro è importante perché la prima edizione è stata subito segnata dalla Juventus. Tra l'altro, io aggiungo, questa è la lista di quello che la Juventus ha vinto in questi anni di J Museum, quindi stiamo parlando veramente di tanto, di tanta carne al fuoco. E aggiungo una cosa: pensate che negli scudetti sono 8 e ci sono 3-4 tipi di coppa diversa, nel senso 3-4 dimensioni diverse, perché la Juventus il primo anno che ha vinto lo scudetto c'era la coppa classica dello scudetto che era alta così, poi si sono accorti che a livello televisivo non rendeva e allora l'hanno ingrandita di anno in anno. Per quello la Juve, se andate a vedere quando le mettono tutte assieme, fateci caso, quando fanno le foto con tutte le coppe assieme, che di solito adesso credo che lo faranno a breve, penso che finirà la partita domenica, poi dalla settimana prossima verranno inserite. E quando li vedete tutti insieme, vi renderete conto che non sono tutti alla stessa altezza. Non è un caso. Non è un caso. È proprio per esigenze televisive l'hanno ingrandita sempre di più. Ed è 2 anni che c'è la forma attuale, che è quella più grande, che serve appunto per far vedere la coppa in maniera televisiva migliore. Ecco. E niente, ragazzi, questi sono i numeri che parlano chiaro. La Juventus ha dominato il calcio italiano da 8 anni che domina. Si sapeva, ma credo che questi numeri siano impietosi e che fanno vedere anche che anche la primavera, che a volte sembra che ci vada sempre male, le women, che
che insomma sono nate da poco, ma la Juve sta dominando anche lì. Le Women 2 anni che ci sono, 2 anni che la Juve comanda anche lì. E c'è da dire che l'Under 23 ancora non è competitiva perché è solo un anno, però attenzione perché dall'Under 23 mi aspetto grandi cose nel corso dei prossimi anni. Non dico di venire su subito in Serie B, però magari insomma, abbiamo visto quest'anno la Coppa Italia Serie C, l'ha vinta la Viterbese che secondo me non era a livelli di altre squadre, eh. Cioè non era a livelli che ne so io della Carrarese per esempio o del Piacenza, però l'ha vinta, quindi attenzione perché i trofei sono sempre, è sempre bene vincerli, ecco, quindi attenzione perché non è mai escluso niente. Ragazzi, io finisco qua questo video, vi ringrazio per averlo visto, chiaramente non è un palmarès complessivo ma solo da quando è nato il J Museum, e a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video, spero questo video qua di aggiornarlo non solo veramente di anno in anno, cioè più possibile, e magari di aggiornarlo con qualche trofeo europeo. Ciao a tutti!